prima intermediazione che dovrà fare il nuovo neo sindaco di Siena, prima ancora della situazione MPS, è questa situazione che sta un pochino coinvolgendo tutta la città, quella della C-Siena. La C-Siena non è messo bene, perché il peso del debito pregresso è altissimo. Inoltre abbiamo il socio di maggioranza che in questo momento ha difficoltà, che probabilmente derivano anche dalla situazione generale delle imprese che lui ha fuori dal mondo del calcio, che non lo aiuta. E quindi è molto difficile che un socio che non sa aiutarsi possa pensare di contare, come magari avveniva in passato, sull'appoggio finanziario totale da parte del mondo bancario. Però credo, io questo l'ho detto e lo dirò in questi giorni alla banca Monte dei Paschi, che non conviene nemmeno al Monte dei Paschi abbandonare in Siena, perché ci rimetterebbe molto, e soprattutto io non voglio tornare al periodo nel quale la politica comandava la banca e la banca eseguiva ciò che gli veniva detto. Però questo è un patrimonio della città, il Siena, così come la Menzana. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare il Siena a passare questo momento, però sapendo che l'iscrizione al campionato di Serie B non è la soluzione di tutti i problemi, è solo un passaggio. Una volta però superato questo passaggio, diventa più facile anche affrontare le scadenze successive. Quindi intanto concentriamoci su questo obiettivo a brevissimo termine.